Inaugura a Sant'Ignazio una mostra davvero particolare, sono esposti già qui i primi pezzi arrivati, ce la racconta un po' di che cosa si tratta e anche un po' la sua storia, che è abbastanza originale. Sì, il nucleo centrale della mostra è il guardaroba di una ragazzina di 13-14 anni, perlomeno l'età in cui si sa che morì. Gli abiti, alcuni sono precedenti perché sono molto piccoli, quindi aveva probabilmente 11-12 anni, ed è una collezione giunta attraverso varie donazioni a una collega del liceo artistico Piero della Francesca di storia del costume, e la collega, affinché questi abiti venissero restaurati, li ha gentilmente donati al convitto nazionale cui è annesso il liceo, con l'impegno di fare questo restauro, nella speranza soprattutto di vederli in futuro sistemati in un futuro museo del costume ad Arezzo. Ecco, una storia particolare che ha già attirato l'attenzione anche di Firenze, infatti ci sono dei corteggiamenti in questo senso da parte di prestigiose istituzioni. Sì, è una collezione contesa dalla Galleria del Costume di Palazzo Pitti, che l'aveva notata per prima, ma la curatrice ha voluto che rimanesse Arezzo proprio con questa speranza, visto che è un patrimonio che la città di Arezzo può godere e soprattutto che può diventare anche parte di quello che è il rilancio futuro anche della fiera, del turismo. Chi si occuperà del restauro e cosa dovrà andare a trattare e come intervenire? Dunque, la restauratrice si chiama Laura Folli ed è peraltro una ex studentessa del liceo artistico e all'atelier a Ponticino, e quindi il restauro è in corso perché solo 5 pezzi sono ultimati, mentre gli altri hanno avuto ora questo momento di pausa e poi riprenderanno quando chiude la mostra, e si presume che saranno finiti entro l'estate. È un restauro molto importante, prezioso, delicato, perché gli abiti sono tutti in ottime condizioni, alcuni però hanno bisogno di un intervento piuttosto corposo. C'è addirittura un manicotto di pelliccia, c'è una camicetta che infatti sarà messa nelle piccole teche, e comunque è un guardaroba che denota la condizione della ragazza e probabilmente la di una famiglia di aristocrazia o alta borghesia, e molti degli abiti sono, cioè alcuni degli abiti sono fatti a Livorno, perché abbiamo trovato un'etichetta che ci dice moda sartoria Guglielma di Livorno, e quindi probabilmente la ragazza passava le vacanze proprio in questa città, che dove in fondo l'aristocrazia e l'alta borghesia del tempo, appunto fra Versilia e Livorno, amavano trascorrere l'estate. Sabato l'inaugurazione ufficiale, ma non sarà l'unico evento in programma per la giornata. Ci sarà l'inaugurazione in Piazza San Francesco con le ragazze del liceo coreutico, che si esibiranno in una danza ispirata ai desideri di una ragazza praticamente. E nel sagrato di San Francesco ci sarà la danza e poi si salirà a Sant'Ignazio, dove un musicista accompagnerà, tratterrà gli ospiti con musiche di fine 800. L'estimento l'abbiamo voluto fare nella sala Sant'Ignazio perché rende veramente il bene tutto quello che abbiamo da mostrare. L'iniziativa mette in evidenza non solo che cosa si può trovare ad Arezzo, ma anche che cosa le persone di Arezzo con la loro professionalità sono in grado di fare. Questi oggetti sono tutti restaurati, sono stati restaurati dal liceo artistico. Dietro la sovrintendenza di Arezzo Fashion siamo riusciti a fare questa mostra. Sarà visitabile sì dal 1 febbraio per tutto il periodo, che si arriva poi alla fiera di antiquaria di marzo. Questo proprio per dare continuità alla nostra fiera, perché questa è la città della fiera. Ecco, sarebbe pensabile in un futuro custodirli in un luogo creato ad hoc proprio per questa collezione? Questo è il sogno di chi ha dato in uso in questo periodo questi beni, queste opere così importanti. Ci sono state anche richieste importanti anche da Firenze.
Firenze, eccetera, lo stesso Pitti, però riteniamo che la città debba fare veramente un grande sforzo e trovare una giusta collocazione qui da noi, dove è stata poi donata.